Ciao ciao miei amici italiani, eccomi di qua con un nuovo video per voi. Oggi vi racconto di un grano che è poco diffuso in Italia. Non so se lo conoscete, è il grano saraceno. Questo grano è ricco di sali minerali e contiene preziosi antiossidanti. Ora vi racconto in maniera semplice come si prepara. Prendiamo il nostro grano, laviamo sotto acqua corrente e eliminiamo i chicchi neri. Laviamo finché acqua non risulta pulita. Il grano saraceno, grazie alla sua capacità di fornire energia e vigore, può essere introdotto nella dieta per sportivi, donne in gravidanza, persone anziane e per persone celiache. Copriamo il grano con acqua un pochino di più di livello del grano. Saliamo e mettiamo un goccio di olio extravergine di oliva. Copriamo con coperchio e mettiamo al fuoco basso basso per circa 20-25 minuti. Piano piano grano deve assorbire tutta acqua. Dovete stare attenti di non fare attaccare grano alla pentola e non farlo troppo liquido, deve essere asciutto in fine cottura. In questo punto il grano è pronto per essere mangiato. In genere si usa come contorno accompagnando il carne o pesce o come il primo piatto condito a vostro piacimento con diversi sughi o formaggi, con olio. A noi piace mangiarlo semplicemente con olio e formaggio grattugiato sopra. Spero di essere stata utile nella spiegazione come si prepara il grano saraceno. Vi auguro a tutti buona serata e aspetto sul mio canale.